Grazie Presidente. A nome della Lega manifesto la solidarietà e la vicinanza a tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Liguria, al Lazio, senza dimenticare anche altre località e soprattutto il nord-est. Ecco, io ho trascorso gli ultimi 3 giorni visitando i tanti luoghi della mia provincia, la provincia di Belluno, così profondamente colpita dal maltempo. Sicuramente avrete visto le immagini del territorio bellunese ferito, in maniera quasi incredibile dagli eventi atmosferici. Pioggia, vento, frane, esondazioni hanno arrecato danni spaventosi a paesi e comunità intere che si sono ritrovate senza luce, acqua, linee telefoniche e internet. Tutta la rete elettrica è collassata per la caduta dei tralicci attorcigliati dal vento e dagli alberi caduti sopra le linee aeree della corrente elettrica. Acquedotti letteralmente portati via e distrutti. Frane e smottamenti che hanno interrotto le strade. In questa situazione catastrofica sono emerse la forza e la volontà della mia gente ad affrontare situazioni così difficili. Prima di tutto la macchina della protezione civile, gestita dalla Regione del Veneto, che ha portato avanti in maniera eccellente le azioni di soccorso. In modo preventivo, ordinando la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici e delle attività imprenditoriali, coordinando poi le emergenze e i soccorsi durante e dopo gli eventi catastrofici. La montagna è terreno fragile e ostico. Negli ultimi decenni, in linea con opinioni ambientalistiche estremiste, si è sempre più ostacolato chi cura ambiente, boschi e corsi d'acqua. La filosofia di lasciare alla natura il compito di autoregolamentarsi ha visto i montanari inermi ad osservare come il territorio incolto si sia caricato fino a scoppiare l'altro giorno, proprio come una bomba che con furia feroce ha scatenato frane, smottamenti ed esondazioni causate da corsi d'acqua non ripuliti e da boschi e pascoli non più curati. La natura non ha perdonato l'incuria protratta per lungo tempo. La viabilità è stata ripristinata con urgenza, ma non può sopportare il transito di mezzi pesanti come i camion. Questo ha rallentato anche i soccorsi, non potendo passare i camion stessi con gli scavatori, le ruspe per liberare le strade e soprattutto i generatori di corrente necessari, uno per ogni cabina elettrica, e il gasolio per il loro funzionamento. Vivere in montagna è difficile e le analisi demografiche dimostrano il calo demografico in corso. Certamente ciò che è accaduto va a rinforzare in maniera decisa questo andamento. L'impegno e l'obiettivo, che non sono facili da raggiungere, vanno nella direzione opposta per una nuova pianificazione territoriale, sociale ed economica che permetta alle genti di montagna di rimanere e abitare in quei luoghi bellissimi. Là dove si respira identità, storia e gran desiderio di vita per le generazioni future. La mia gente ha apprezzato oltre misure la solerte presenza delle istituzioni, la visita sul posto del ministro Salvini, che accompagnato dal nostro governatore Luca Zaia ha incontrato direttamente i sindaci e cittadini. Ringrazio anche i sottosegretari Franco Manzato e Vania Gava, con i quali ho visitato i luoghi colpiti. Mai nelle mie terre, che vedono numericamente parlando pochi elettori, abitare ampi territori, ha percepito lo Stato così vicino. Grazie.